Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Far Vlog. Io sono Giuliano e oggi dobbiamo preparare il John Deere 8R per utilizzare appunto il rabe, il coltivatore, per cominciare a preparare il terreno per le prossime coltivazioni. Sì, ho deciso di andare avanti con l'azienda agricola. No dai, sto scherzando, non siamo così drastici, comunque si coltiva. Poi se bisogna vendere l'azienda agricola è un valore aggiunto avere delle coltivazioni sopra i campi. Comunque, a parte gli scherzi, eccolo appunto dietro di me. E la prima cosa che dobbiamo fare è montare degli spessori dove ci sono i bracci antiusura, appunto sono dei pezzi d'acciaio, adesso vi faccio vedere, chiamati ciabattini o comunque spessori antiusura, adesso non mi viene il termine di come vengono chiamati sul libretto, e diciamo che salvano dall'usura i bracci del sollevatore durante le ore di lavoro. Qua c'è scuro, vengo un po' appunto alla luce. Sono questi pezzi qua, qua vanno in appoggio contro il telaio, qua sono all'interno del braccio, adesso anche se c'è scuro ve li faccio vedere, ma al massimo ragazzi dopo ve li faccio vedere meglio. Diciamo che vanno adesso molto in maniera molto blanda, se riesco a farvi vedere con un po' di luce, vanno in questa posizione qua, ma dopo ve li faccio vedere meglio, non preoccupatevi. Prima cosa da fare dopo aver avvitato quei ciabattini ai bracci del sollevatore è andare ad attaccare l'attrezzo. Comunque dai, adesso non perdiamo tempo e andiamo ad attaccare tutto. Ma ciao! Ma ciao! 7 kg di gatto. Ok, abbiamo fatto tutto, montato i ciabattini, possiamo accendere e andare ad attaccare l'attrezzo. E adesso mi fermo un attimo così vi faccio vedere che cosa sono e come li ho montati. Allora, questi ciabattini, ve li faccio vedere, sono questi pezzi qua, vanno in appoggio e limitano l'usura del braccio, anzi l'azzerano, perché sia questo pezzo che questo pezzo, tutto questo e tutto questo, sono sostituibili da appunto entrambe le parti. Ho messo il copricodolo in gomma per non farlo impolverare, già unto tutti gli agganci, possiamo andare ad agganciare il rabe. E voi ovviamente vi chiederete, ma perché li hai smontati quei ciabattini? Molto semplice, perché il telaio della pompa è molto stretto e i bracci alla massima chiusura con i ciabattini non riescono ad andare ad agganciare quel telaio, è l'unico attrezzo con questo problema, ma ovviamente, ripeto, era una pompa rapportata per un 150 cavalli che questo problema non aveva. Quando bisogna attaccare ovviamente attrezzi da lavoro pesante come il rabe, il ripuntatore e così via, ovvio che bisogna avvitarli per limitare l'usura dei bracci, considerando il grande lavoro del sollevatore.
pesa 50 kg e non è divertente da tenere in mano. Grande dell'olio. Bene, tutto collegato, possiamo andare. Ok, sull'attrezzo. Un po' il terzo punto, bisogna sempre stare attenti che tutto sia agganciato, che non ci siano elementi di disturbo nei movimenti, e direi che possiamo provare a uscire da questo passaggio abbastanza stretto. Cominciamo a provare ad uscire. Di là c'è un vaso, quindi devo per forza uscire in questa direzione. Ecco, il problema di queste macchine non è tanto la difficoltà di utilizzo, perché sono molto semplici da utilizzare. Ho fatto dei video, diciamo, spiegazione e comandi a riguardo, che vi lascio in alto a destra. Il problema sono gli ingombri di queste macchine, soprattutto con attrezzatura del genere. Ok, e si va in retromarcia. Rotazione del sedile, così siamo belli comodi. Sterziamo le ruote così, perché i maledetti John Deere non hanno fatto due scale, una a destra e a sinistra, per i vetri. No, solo quella a sinistra, la destra è optional. Ok, possiamo scendere, ragazzi, adesso si puliscono i vetri. Tutto quello che è la manutenzione ordinaria, quindi filtri, aria, radiatori e così via, è stato fatto tutto, sono puliti, perfetti. Adesso quindi diamo una lavata ai vetri, una bella ingrassata al coltivatore e poi siamo pronti per partire. Ok, adesso gli ho dato una bella risciacquata per togliere tutta la polvere che c'era su dopo il circa 3 settimane di fermo. Adesso vado appunto con detergente e acqua a pulire bene i vetri. Ho fatto asciugare prima i vetri, ovviamente, e dopo, se si è molto bravi, si possono asciugare i vetri, le ultime gocce, con un bel panno in microfibre, magari un bello spray sgrassante, insomma i prodotti per la casa, per i vetri. Se no, si può anche lasciare così, però insomma l'asciugatura sarebbe una ottima cosa per togliere tutte le macchioline. Bene, dai, iniziamo. Finito tutto, c'erano delle macchie di un carinissimo piccione che ha fatto i suoi bisogni sopra la carrozzeria e non ho resistito a rimuoverle. Oh, sono fatto così, per lavarlo bene. Adesso non è il momento, non ho tempo per lavarlo bene, bisognerebbe utilizzare l'anticalcare, un bel passaggio, dopo passarlo tutto con la spugna, tutto in qualsiasi parte bene. Prima ovviamente un prelavaggio con l'anticalcare per staccare, per sollevare tutto il calcare, e poi toglierlo col detergente e la spugna. In ogni caso vi lascio in alto a destra un video che ho fatto proprio sul lavaggio di questo trattore, dato che me lo continuate a chiedere io vi continuo a rispondere. Guardate che ho già fatto il video sia dell'interno cabina sia dell'esterno carrozzeria.
Detto questo, vado a mangiare e ci rivediamo dopo. Passato ragazzi un giorno, sì, perché ho detto vado a mangiare e poi ritorno, ma alla fine sono andato in campagna con il trinciastocchi e quindi siamo alla sera del giorno successivo e oltretutto mi sono fermato un attimo dal parrucchiere. Lo so che non vi interessa niente, ma so che qualcuno avrebbe chiesto ma cosa è successo ai capelli, perché comunque c'è uno stacco proprio abbastanza evidente. Adesso dobbiamo ingrassare bene 62 ingrassatori di quell'attrezzino lì. Prima si ingrassano degli ingrassatori che sono accessibili solo ad attrezzo chiuso, dopo lo si apre e si finisce l'attrezzo. 3 ingrassatori per ancora, 2 ingrassatori per ogni rullo, quindi fate voi il conto, più altri ingrassatori in giro per la macchina. Niente, dai, ingrassiamolo e poi salutiamo. Tutto a posto, pulito, tutti i filtri, tutti i radiatori puliti, tutto a posto, siamo pronti per partire. Adesso vi porto un attimo a vedere il lavoro fatto. Uno è questo, quindi lubrificazione dello stelo della molla, uno è quello snodo lì che si vede bene e l'altro è questo, appunto, quello lì e questo. Quindi 3 ingrassatori per ancora più questi degli snodi dell'apertura, 1, 2, 3 per parte, più appunto l'ingrassaggio di quelle corsie dove scorre appunto l'apertura, il triangolo d'apertura. E ragazzi, ce ne sono veramente tanti. Non sono molto soddisfatto di come è venuto pulito il John Deere, era prevedibile, lo sapevo, ve l'ho detto, ha irrigato, bisognava utilizzare obbligatoriamente l'anticalcare, ma appunto come era prevedibile, sì, solo perché io sono un po' attento e maniaco, diciamo, della pulizia, come era prevedibile ci sono delle macchie, non so se si può vedere, sui vetri di calcare, appunto, e la cosa non è tanto carina. Anche sulla carrozzeria c'è un po' di aloni, però nel complesso fa la sua porca figura, dai, sì. Guardandolo così, insomma, si dice sempre i dettagli fanno la differenza, appunto per questo uno lo guarda così, che bello, che pulito, e dopo va a vedere i dettagli e non è così pulito, ma ci accontentiamo, non ho tempo, bisogna lavorare, avremo modo di pulirlo meglio. Dopo vi volevo far vedere questo, avevo fatto la prova con un prodotto antiaggrappante per il calcare e potete vedere che qua c'è pieno di calcare, qua dove ho spruzzato il prodotto è bello pulito nonostante acqua, lavaggi e detergente, quindi tanta roba e ne parlerò in un video futuro quando deciderò di farlo, appunto, su magari prodotti diversi per la pulizia e così via. Sarebbe tanto bello attaccare questo bambino qua, ma purtroppo dobbiamo obbligatoriamente attaccare il coltivatore rabe.
lo so ragazzi, mi direte, ma quei risultati che hai avuto con la minima, vai ancora avanti con il RAB a far minima? Sono vincolato con i contributi fino al 2022, 2021-2022, non sono sicuro, ma ve lo saprò dire con certezza nei prossimi video. E quindi, se io decido adesso di rinunciare ai contributi, eccetera, devo ridare indietro i contributi anche degli anni precedenti. Brutte, brutte storie, di conseguenza non è conveniente ridarle indietro, anche con produzioni inferiori, e si va avanti con questo. Dopo qua sto pulendo il pavimento, quelle macchie che vedete lì e lì, sono colature di grasso in eccesso che ho sbagliato con il grassatore pneumatico. Adesso le pulisco meglio, ragazzi, quando sporcate gli attrezzi e così via, non andate in giro a distribuire grasso, pulite bene tutto e chiuso il discorso. Niente, mi sa che è il far vlog più lungo della storia, ma detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo fatto tante cose, un far vlog molto più lungo del solito che si è protratto su 2 giornate. E niente ragazzi, vi mando un saluto, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo nel prossimo far vlog.